o pensare che si progetti una... Un luogo magico per storia e bellezza sta per essere cambiato nella sua natura. È una delle frasi che spiegano il motivo della raccolta firme, nata, dicono gli organizzatori, per fermare l'ecocidio di Riceci. La petizione presentata questa mattina ad Urbino sarà indirizzata al Presidente della Repubblica. Questa petizione serve per sensibilizzare tutte le persone, ma soprattutto il Presidente della Repubblica, per renderlo edotto di questo ecocidio. E la battaglia non si ferma e continuerà. Le firme saranno raccolte sulla piattaforma change.org. Lavoreremo in questi giorni per fare il massimo e per portare a livello nazionale questa grande battaglia. Oggi presentate una petizione importante. Qual è la richiesta e quali sono le aspettative? Ma le aspettative è che questo progetto venga bloccato, perché voglio ricordare, non solo dal punto di vista paesaggistico, ambientale, uno scempio, ma anche la procedura che è stata adottata per portare avanti questo progetto ha dei grossi limiti di legittimità amministrativa. Quindi chiediamo alle autorità di intervenire e chiediamo di sottolineare ancora una volta che progetti che non hanno senso alcuno con lo sviluppo di questo territorio, perché non si può promuovere da un lato il turismo, l'agricoltura di qualità, il turismo outdoor, tutto quello che ne consegue per la valorizzazione dei giacimenti naturali, e poi creare una discarica. Nessuna rinuncia da parte dei proponenti e intanto proseguono le analisi sul terreno. Per gli abitanti di Riceci continua la battaglia per contrastare la realizzazione della maxi discarica per rifiuti speciali. Per noi molto importante, in quanto abitante di Riceci, e abbiamo, i miei suoceri in particolare hanno un'azienda biologica ormai da tanti anni. Ecco, quindi ci chiediamo come sia possibile coincidere il biologico con una mega discarica di 5 milioni di metri cubi di rifiuti. E quindi non è possibile la coesistenza delle due cose. Non rinunceremo assolutamente a questa battaglia, anzi siamo sempre più forti e assolutamente continueremo ad essere forti e uniti fino alla vittoria, perché noi non ci siamo e non vogliamo una discarica di queste dimensioni che rovinerà non solo il comune di Petriano, i comuni limitrofi, ma tutta la provincia, perché comunque è un problema come minimo provinciale.